Inutile dirvi che sono contentissimo di ritornare e di ritrovarmi insieme a voi. In questi incontri, adesso faccio un atto di presunzione e poi Don Ernesto mi assolverà, non vi parlerò da maestro come è stato per gli incontri di liturgia, lì tra virgolette il lusso me lo potevo permettere di dire da maestro. Adesso vi parlerò semplicemente da uno che con voi vuole mettersi all'ascolto della parola del Signore. E per quando mi sarà possibile cercherò di essere un eco della parola che insieme ascolteremo. E quindi non parlerò da maestro perché non ne sono capace, non sono le mie competenze. Da uno che, come diceva Don Ernesto, cerca di lasciarsi prendere dalla parola del Signore e poi di poterla condividere, già che è il primo compito, no? Vi ricordate? Gesù lo dice agli apostoli: andate, annunciate il Vangelo ad ogni creatura. Quindi anche in questo nulla adempiere il mandato ricevuto poi da Gesù Cristo attraverso poi il Vescovo. L'intenzione è di presentarvi, prendendo spunto dall'anno della misericordia che stiamo vivendo, il giubileo straordinario, presentarvi delle figure di incontri di misericordia che abbiamo nel Vangelo di Luca. Perché lo sapete, noi in quest'anno stiamo leggendo il Vangelo di Luca durante la messa domenicale. E quindi vedere come siamo domenica scorsa, quella pagina stupenda, bellissima. Gesù a casa di Fariseo e poi entra quella donna. Poi lo vedremo questo brano. E quindi di vedere dei personaggi, o meglio degli incontri che ci sono nel Vangelo di Luca, dove in modo particolare si esalta questa misericordia. Vi porterò di volta in volta il brano che analizzeremo insieme. Oggi il brano è un po' lunghetto perché sono due brani, perché la figura di oggi che cercheremo di vedere è Pietro, o meglio Simone, che poi a un certo punto diventa Pietro e poi ritorna ad essere Simone. Dicevo un poco lunghetto, quindi non so sinceramente fin dove arriveremo, proprio nel cercare di fare questa condivisione. Come sempre, o ci esauriamo noi, o se esaurisce il testo, ci fermiamo. Metto come presupposto per tutti questi incontri che faremo, ma già doveva essere il presupposto proprio all'inizio di quest'anno, che abbiamo iniziato come anno di giubileo straordinario, quella famosissima lettera indicazione che il Papa ha dato quando ha aperto il giubileo. Voi sapete che quando il Papa indice un giubileo c'è sempre una lettera prima che dà le indicazioni, dice le motivazioni del perché, poi c'è l'indizione di questo giubileo. E vi ricordate che questa lettera del Papa ha un nome particolare, Misericordiae Vultus, che sapete i documenti della Chiesa iniziano sempre in latino con le prime parole con le quali poi inizia il documento. Ebbene, Papa Francesco dice così: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Vedete, quando noi entriamo in relazione con qualcuno, entriamo in relazione attraverso il volto. E quindi Dio, come ci ricorda San Giovanni, nessuno l'ha mai visto. Solo uno conosce Dio, chi è? Ed è Gesù Cristo. Perché lui dall'eternità è nel seno del Padre, quindi lui è rivolto verso il Padre. Quindi Gesù Cristo conosce il Padre. Noi il Padre non lo conosciamo. Gesù Cristo, venendo però in mezzo a noi, scendendo in mezzo a noi, non è che ha rivelato se stesso. Gesù Cristo è venuto in mezzo a noi per farci conoscere il Padre. Se noi gli chiedessimo: Gesù, tu perché sei venuto in mezzo a noi? Lui risponderebbe: per farvi conoscere chi è Dio. E Dio è Padre. Chi di voi ha partecipato alla messa di oggi ha visto nella lettura di oggi nel Vangelo la preghiera del Padre nostro. Vedete, lì è qualcosa di straordinario, di stupendo, di meraviglioso. Il guaio è che noi abbiamo ridotto quella parola di Gesù a una preghiera. Quella è una supplica. E invece noi abbiamo detto una preghiera. Tanto è vero, è una cosa che insegniamo ai bambini. L'Ave Maria è il Padre nostro. Ed è sulle nostre labbra, è diventata una cosa meccanica. Padre nostro che stai nei cieli, santificati. Scusami.
Dicevo, noi abbiamo ridotto quella parola che Cristo ci ha consegnato a una formula di preghiera. La diciamo così proprio, cioè, c'è di getto. Se noi la riscoprissimo come preghiera, dove, vedete, scopriamo che cosa? Lì si tratta, attraverso quella preghiera, come tutte le preghiere, di entrare in relazione con Dio. Perché il Padre nostro questo ci insegna, ad entrare in relazione con Dio che è Padre. Quindi non è semplicemente una divinità astratta, ma questa divinità, Creatore, Signore, è Padre. E se vi ricordate, quando parliamo dell'Eucaristia, diciamo che questa è la cosa che Dio poi muta in se stesso, nel momento in cui nel creare l'uomo Adamo, Dio diventa Padre di Adamo. E sarà sempre Padre, perché un padre non potrà mai smettere di essere padre. Altrimenti perderebbe la sua identità. E vi ricordate, dicevamo allora, che l'identità di Dio dalla creazione dell'uomo è un'identità a favore di, in relazione di. Quindi Dio è un essere in relazione. Quindi Gesù Cristo questo ci rivela, che Dio è questo essere in relazione con l'uomo. E quando c'è una relazione, dobbiamo relazionarci, altrimenti non è una relazione. E in questi incontri che noi vediamo nel Vangelo, proprio questo esce fuori. Come il rapporto vero con il Signore, anche attraverso il testo, è mediato dal testo che noi abbiamo sotto mano e sotto i nostri occhi. Questo ci dice che una relazione, se noi con Dio non entriamo in relazione, il nostro Dio è un idolo, non è un Dio vivente. Quindi interroghiamoci su questo. Io con Dio entro in relazione o non entro in relazione? Perché se non è in relazione è un feticcio, una statua che sta lì, mi prosto davanti, farò anche le preghiere, farò i sacrifici, però tutto per piegarlo a quello che voglio io. Lo sappiamo, perché proprio in quella preghiera poi del Padre nostro Gesù, questo poi ci vuole insegnare e rivelare, che non è che la preghiera è per piegare Dio ai miei bisogni, ma finché io possa capire quali sono le realtà di Dio e poter entrare in quel progetto che noi chiamiamo la volontà del Signore per poterla poi compiere. Quindi la preghiera per capire come io posso fare la sua volontà e non la preghiera che lui si piega alla mia volontà. Questo è un cammino però. Poi Francesco va oltre e dice così che abbiamo bisogno di contemplare questa misericordia, però ci fermiamo perché altrimenti devono fare un incontro semplicemente proprio sulla indizione della giubileo. Adesso vediamo questo testo che vedete davanti, che vi dicevo sono due brani, sono uno all'inizio del Vangelo di Luca e uno quasi alla fine. Il primo è al capitolo 5 e l'altro è al capitolo 22. Voi sapete quando, questa è una cosa che possiamo fare a casa chiaramente, quando prendiamo un testo biblico in mano e vogliamo leggere quel brano, dobbiamo sempre contestualizzare quel brano, quindi dovremmo sempre leggere qualche versetto che sta prima e poi qualche versetto che sta dopo, perché altrimenti poi non lo capiamo. Ad esempio, se adesso all'improvviso entra qualcuno, no, dice ma che stanno dicendo? Perché chiaramente non sa quello che noi abbiamo detto prima, perché abbiamo fatto questa scelta. E quindi potrebbe poi non capire, così molto altro pure noi. No, abbiamo un brano, e se non leggiamo qualcosa che sta primo, si dice contestualizzare poi quel brano, non riusciamo poi a cogliere quello che poi effettivamente poi ci vuole dire. Allora, noi dovremo vedere che cosa c'è fino al capitolo 4, chiaramente però non lo facciamo, non possiamo fare questo, quindi andiamo direttamente poi al capitolo 5. Comunque nel capitolo 4, se vi ricordate, Gesù entra nella sinagoga a Nazareth e lì legge, vi ricordate, aprì il rotolo del libro del profeta Isaia, lo spirito del Signore è su di me, mi è andato, quindi c'è quella missione che lui poi dice di incarnare e di realizzare, perché dice, questa scrittura che avete udito si è adempiuta, oggi si compie per voi. E quindi questo è un po' il contesto. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca».
Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fece cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanali da me perché sono un peccatore. Lo stupore infatti ha invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Tenete presente una cosa, che quando Luca scrive il suo Vangelo, Luca non è uno degli apostoli, lo sapete. Quindi è un discepolo, ma non è un apostolo. E quindi lui scrive perché, come dice all'inizio proprio del Vangelo, lui ha fatto delle ricerche accurate su questo Gesù e sta scrivendo a Teofilo perché gli deve dare un resoconto ordinato. E quindi deve rendere conto a Teofilo, fa queste ricerche, di quello che è successo, di questa storia, di questo Gesù. Però attenzione, perché lui, al lettore Teofilo, ma qualsiasi lettore che siamo anche noi, attraverso il racconto degli avvenimenti, perché vuole far sì che il lettore possa entrare lui in contatto, in relazione con quello che è successo e accaduto. Perché altrimenti sarebbe, vedete, una lettura edificante di una cosa molto bella che è accaduta 2000 anni fa, ci fa piacere per quelle persone, però poi a noi non cambia niente. Voi lo ricordate, abbiamo detto, no, quando parlate dell'Eucaristia, che quello che noi ascoltiamo anche durante la celebrazione eucaristica per la proclamazione si compie e si realizza per noi. Quindi siamo noi che entriamo in questo rapporto. Qui c'è questa situazione, quindi Gesù si trova da solo, non ha ancora chiamato gli apostoli, e sta camminando dopo la sinagoga lì a Nazareth con sé, e quindi gli dice qual è la sua missione. Mentre cammina, inizia a chiamare le persone. Prima di chiamare le persone, qui i primi discepoli, Gesù compie ancora una volta un annuncio della parola. E lo fa però in modo particolare, avete sentito, siccome c'è tantissima folla attorno a lui, allora lui chiede a questo Simone che gli mettesse a disposizione la sua barca, perché vede lì. Però attenzione, perché ha detto il testo, Gesù vide due barche. A noi può sembrare banale questo. Fateci caso, nei Vangeli, nella scrittura, le parole non sono mai banali. Anche noi dobbiamo fare attenzione a quando parliamo, perché le nostre parole, le parole sono come delle pietre. E voi sapete, una volta che butto la pietra, poi non è che può tornare indietro, tranne che l'altro me la butti contro. Quindi le parole le dovremmo pesare quando noi poi diciamo qualcosa. E qui Gesù che vede queste barche, ha detto il testo, l'abbiamo ascoltato poi dopo, che quella notte gli apostoli, Pietro, Simone con i suoi compagni, non hanno preso nulla. Quindi voi provate un attimo a immaginare, no, la nostra vita, la nostra storia, anche di fallimento, perché qui Simone, pescando, era pescatore. E quindi pescare significa portare a casa da mangiare, significa mantenere la sua famiglia, e quindi faticare tutta una notte perché si andava a pescare di notte e non trovare, non prendere nulla, mamma mia, a casa che porto oggi? Pensiamo un po' anche alle nostre situazioni, anche di questi momenti particolari che stiamo vivendo, quando persone che escono per trovare lavoro arrivano a casa però non hanno trovato niente. La delusione, la tristezza, anche sentirsi proprio sfiancati, sentirsi delusi, fino a poter dire che senso ha proprio la mia vita. Chi tiene un lavoro, grazie a Dio, ma chi un lavoro non ce l'ha, e forse attorno noi conosciamo persone che non riescono a trovare un lavoro, è drammatico tutto questo. Ebbene, in questa situazione di drammaticità che vive Simone con i suoi compagni, arriva questo Gesù, diremmo noi fresco fresco, e chiede a Simone, senza interessarsi del problema di Simone, perché non ha detto: Simone, che è successo? Cioè Gesù non tiene proprio in conto il problema di Simone, la sua notte in bianco senza aver pescato nulla. E gli chiede: Simone, metti a disposizione la tua barca. Quante volte noi abbiamo la sensazione e l'impressione che il Signore non ci capisca? Quante volte noi facciamo l'esperienza che io ho bisogno di una cosa e lui invece ne vuole un'altra?
E noi la cosa gliela diciamo anche, e tante volte: Signore, ma loro non mi senti, non mi capisci. Lui ci sente e ci capisce, però diciamo la verità, siamo noi che non lo sentiamo e non lo capiamo. E qui è interessante perché, vedete, a Gesù che chiede a Simone la barca a disposizione, Simone gliela mette a disposizione la barca. Ora noi potremmo dire: ma Simone, quando è che ha conosciuto Gesù? Se vi ricordate, qualche capitolo prima, Gesù farà nei confronti di Simone un'azione particolare. Simone guarirà la suocera di Simone che ha letto con la febbre. È qualche capitolo prima. Quindi Simone conosceva già questo Gesù. Già era entrato in rapporto con lui. Tant'è vero, dice lì, se non era capitolo 3, che Simone pregò Gesù affinché guarisse la suocera. Quindi Gesù poi entra lì a casa di Simone, va, c'ha la febbre la suocera di Simone, e la prende su con la mano, e poi lei si alza e gli serve. Quindi Simone, anche se stanco, anche se triste, anche se deluso, però a questa proposta che gli fa Gesù, anche se non corrisponde a quello che lui in quel momento aveva bisogno, dice il suo sì. Simone dice il suo sì, perché attenzione, il miracolo, la pesca miracolosa che avverrà, avviene anche grazie a questo sì disponibile che Simone ha detto. Perché se Simone non avesse detto, è vero che la storia non si fa con i sì, ma se Simone non avesse detto sì, quindi se non avesse creato quelle condizioni, non ci sarebbe stata poi la moltiplicazione, la pesca miracolosa. Quindi ci sono delle condizioni che comunque devono crearsi, altrimenti la realtà poi non avviene. Forse avvengono per altre strade, ma ci sono sempre delle condizioni che poi si devono creare. E quindi Simone dice il suo sì. Perché c'è anche un fatto pratico. Perché Gesù chiede questo? Perché, voi vedete, io tengo il microfono, però se io mi metto qui sotto, è vero che voi state seduti, quindi mi vedete, ma se mi siedo anch'io, chi sta dietro poi non mi vede? Allora c'è bisogno che io possa farmi più indietro. Facendomi più indietro, chiaramente sono visibili anche agli altri. Quindi in pratica Gesù, chiedendo la barca a Simone, affinché poi spostandosi, facendosi più indietro, gli altri poi possono vedere e lo possono potuto poi ascoltare. E allora noi che abbiamo fatto un po' il corso di liturgia l'anno scorso, la barca, sapete cosa diventa in questo caso? Diventa l'ambone da dove il Signore annuncia la sua parola. E la barca diventa anche la chiesa, non è vero che nelle immagini antiche la chiesa era affigurata dalla barca. Tanto è vero che si dice che il Papa guida la barca di Pietro, a indicare proprio la chiesa in questa barca. Quindi Gesù, c'è un'altra cosa bella, perché è vero, il testo non ci dice che cosa Gesù abbia detto da quella barca, ma la cosa bella è che lui che è la parola parla, la parola che si autoannuncia. È bellissimo tutto questo, ripeto, in una condizione non serena e bella e tranquilla dove tutte le cose vanno bene, in una condizione dove Simone, stanco, pide sta barca, perché il testo non ci dice la reazione di Simone quale sia, se Simone è stato attento o non è stato attento a quello che lì si diceva. Simone gli ha pietà semplicemente la barca. Inoltre, detto il testo, avete sentito che Simone e i suoi compagni stavano riassettando le reti, e sapete, quando si pesca c'è sempre qualcosa di melmoso che può andare lì le reti, e quindi loro proprio stavano volendo. Quindi ripeto, immaginiamoci proprio veramente tutta questa fatica da parte poi di questi pescatori. È bello anche qui, vedete l'altro sottolineatore che dice salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi da terra. Gesù che prega Simone. La delicatezza di Gesù non la diamo mai per scontata. Il Signore è sempre delicato. Ricordatevi nei confronti della donna di domenica scorsa. Quando ebbe finito di parlare, quindi dopo che ha fatto i fatti suoi, diremo noi, disse a Simone. Quindi vedete, ha chiesto l'aiuto a Simone. Si è fatto mettere a disposizione la barca da Simone. Adesso però parla a Simone. E dice: prendi il largo e getta le reti per la pesca. Ah, allora aveva visto che era successo a Simone, non è che non lo sapeva. Però per rispondere al bisogno di Simone, non risponde secondo il bisogno di Simone, secondo il suo tempo, quello di Simone, ma secondo il suo tempo di Gesù. Ricordate, le mie vie non sono le vostre vie.
i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Noi abbiamo sempre l'impressione che Dio sia in ritardo. È vero, Dio è in ritardo, però sapete su che cosa? Sul nostro orologio, non sul suo orologio. Sulla sua promessa, Dio non è mai in ritardo. È in ritardo sulle nostre fette, non sulle sue. Quindi, è invita Simone, prendi il largo e gettate le reti per la pesca. Attenzione pure a questo invito che Gesù fa qui a Simone. Perché Gesù non è un pescatore. Pietro è pescatore. Essendo Pietro pescatore, Pietro è del mestiere, quindi sa come si pesca e quando si pesca. Gesù, che è un maestro, un rabbino, uno che ha studiato, diremmo noi, allora non tiene i calli, e quindi quasi a dire tu sai insegnare, insegna, il mestiere fallo fare a me. Quindi voi provate a immaginare questo, Gesù che chiede a Simone di fare una cosa che ordinariamente non si fa, perché non si va a pescare al mattino, si va a pescare la sera. E quindi Gesù che a Simone dice, al problema che Simone sta vivendo, dopo tutta la notte passata in bianco senza aver preso niente, chiede, Simone, ritorna di nuovo al largo dove sei stato tutta stanotte, ritorna vicino di nuovo e getta le reti per la pesca. È un coinvolgere fino a sconvolgere però Simone. Perché Simone, in base alla sua conoscenza, attenzione, in base a quello che lui sa, non ha senso ascoltare questo Gesù, in base a quello che lui sa, perché la sua esperienza gli fa dire che cosa? Si pesca di notte. E io questa notte ho pescato, non ho preso nulla. Quindi, se questa notte non ho preso nulla, figuriamoci se adesso di mattino che cosa mai prenderò? Ancora niente, mi fa solo perdere tempo. In base alla conoscenza che ha Simone, Gesù ha un'altra conoscenza. E infatti poi Simone glielo dice a Gesù, no, perché quando dice, maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Simone è sincero. Se vi ricordate domenica scorsa c'era pure lì Simone il fariseo. Simone il fariseo non era sincero nel mondo di Gesù, perché se vi ricordate, dice il testo di domenica che abbiamo letto, Simone pensando tra sé disse, se così fosse un profeta saprebbe chi e che specie di donna lo tocca, una peccatrice. Invece qui Simone è sincero, perché quello che lui sente dentro glielo dice all'amico. Perché l'amicizia e la sincerità è questa: se io sento qualcosa te la dico, non sento cosa e non te la dico, non è amicizia questa. E quindi glielo dice, ha un dubbio, una difficoltà, giustamente una difficoltà, però gliela dice questa difficoltà a Gesù e lo chiama maestro, perché ha insegnato dalla barca, quindi le folle l'hanno ascoltato e quindi lo sa che è un maestro. Attenzione, perché dopo lo chiamerà signore. Quindi prima lo chiama maestro, riconoscendolo come uno che è autorevole nell'insegnamento, e quello che dice è una parola vera. Quindi riconosce la verità in quello che lui sta dicendo, però resta perplesso. E questa perplessità la presenta Gesù. La sincerità nell'entrare in rapporto con Gesù, perché molte volte il rischio nostro è questo. Noi con Gesù ci mettiamo delle maschere. È quasi come se poi davanti a Lui vogliamo apparire santi, vorremmo apparire buoni, vorremmo apparire educati davanti a Lui. Ma non siamo sinceri, inganniamo noi stessi, non stiamo ingannando Lui quando ci presentiamo così davanti a Lui. E Simone lo dice, però aggiunge, ma sulla tua parola getterò le reti. Quindi è come se dicesse, non su quello che so io, ma su quello che sei tu e che io non so, getto la rete. Quindi Simone, la pesca miracolosa avviene non per la capacità di Simone, ma perché ascolta una parola anche se quella parola va contro la sua esperienza, anche se va contro quella realtà che lui fino a quel momento conosceva. E voi capite qui che come cambia la vita di una persona? Sulla tua parola, non più sulla mia esperienza, anche se quella del pescatore, sulla tua parola, anche se non è quella di un pescatore. Vedete, la fede, questo proprio, cioè, getto la rete, di cui la mia esperienza mi dice che io non prenderò nulla. Simone, attenzione, non è l'uomo di fede, non è l'uomo di fede. Fa semplicemente perché gliel'ha detto.
e quindi getta queste reti perché lui poi gliel'ha detto. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, le reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni della tabacca che venissero ad aiutarli, essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino quasi a farle affondare. Sta dicendo proprio la verità del segno, che poi questa pesca miracolosa è stata veramente una pesca poi abbondante, tanto è vero che devo chiamare poi la tabacca perché altrimenti le reti poi stavano lì per rompersi. A vedere questo, attenzione adesso, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, prima ha chiamato maestro, adesso Signore, allontanati da me che sono un peccatore. Quindi Gesù fa questa proposta a Simone. Simone aderisce affidandosi di quella parola. Avviene questo gesto particolare. Davanti a questo gesto particolare, Simone riconosce in quel maestro il Signore. Se vi ricordate, quando l'anno scorso abbiamo visto la messa al Signore Pietà, noi dicevamo, vi ricordate, Kyrie eleison. Qui Signore, il testo greco è Kyrie, e il Kyrie è l'imperatore. Quindi proprio il Signore, Signore. No, non pensiamo il Signore, cioè il Signore è il dominatore, quello che domina, l'imperatore. Quindi lui conosce qui, in questo maestro che sta davanti, il Signore. E davanti al Signore, davanti alla grandezza, lui si riconosce piccolo. Se tu, passando attraverso il giardino, ti sporchi le scarpe e sai che poi la stanza è pulita, tu hai difficoltà ad entrare in una stanza pulita. Simone sta facendo l'esperienza di avere davanti a sé una grandezza, e siccome lui si sente piccolo davanti a questa grandezza, l'unico gesto che lui può fare è gettarsi ai piedi riconoscendosi peccatore. Che peccatore è? Il testo non lo dice, quindi non sappiamo quale sia il peccato di Simone, ma si riconosce peccatore. Però attenzione, si riconosce peccatore davanti alla grandezza del Signore. Se non ci fosse il Signore come termine di paragone, Simone non si potrebbe sentire peccatore. Io posso riconoscere di essere alto perché mi confondo con Don Ernesto. Ma se non ci fosse Don Ernesto, io non saprei di essere alto. E all'inverso, Ernesto si percepisce più piccolo di altezza, ma non di santità, perché si confronta con me, casomai, che sono alto di altezza e non di santità. Questo è importante, perché anche quando noi ci andiamo a confessare, noi partiamo riferendoci a chi? A noi o a Dio? Perché se io parto riferendomi a me, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, vabbè, è un altro peccato in più questo, perché io sto mettendo a me, me stesso al centro. Io parto dalla misericordia del Signore, da quello che Lui mi sta dando e che io non riesco a cogliere, per cui sono peccatore, davanti a non rispondere a questa eccedenza d'amore che il Signore sta riversando su di me. E quindi si getta ai piedi di Gesù, riconoscendolo poi, riconoscendosi come peccatore. E dice: allontanati da me, è perché quello che tu mi stai proponendo, cioè questa realtà di vita che tu mi stai dando, perché se abbiamo detto che per pescare Simone era fonte di guadagno, di vita, quindi per sostenersi in vita, Gesù gli sta offrendo vita a Simone. E poi Simone dice: Signore, questa vita che tu mi stai dando è troppo, io sono un peccatore, non sono in grado, non ho la capacità, a causa del mio peccato, di ricevere queste vite che tu mi stai dando. Quindi allontanati. Ed è bello, Gesù non allontana mai nessuno. Vi ricordate quando Gesù moltiplicherà i pani? Qualche domenica fa l'abbiamo ascoltato. E se vi ricordate, lì la scena è bellissima, perché ricordate gli apostoli cosa dicono a Gesù: Signore, mandali via, vadano loro a comprarsi da mangiare. E Gesù invece dirà: date voi stessi da mangiare. Perché gli apostoli sono quelli che, subito, facciamo subito, ognuno faccia per sé, mandali via. E Gesù dice: no, Gesù non manda via nessuno. Quindi Pietro dice: allontanati. No, Gesù, io sono venuto per chiamare i peccatori, per farmi vicino, non per allontanarmi. E il Signore è colui che si è fatto vicino, vi ricordate, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. Che cosa è l'Eucaristia se non è questo discendere del Santo per farsi vicino per i peccatori? E nel momento in cui lui, se si allontanasse, fallirebbe nella sua missione. Sarebbe sì il Dio Santo, ma irraggiungibile. È vero che è irraggiungibile, è lui che si è fatto poi vicino. E noi lo possiamo poi, possiamo avvicinarci a lui perché lui si è avvicinato a noi. Quindi allontanati da me che sono peccatore.
Lo stupore, infatti, invasolo di tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Questa è un'altra indicazione. Lo stupore, vedete, noi abbiamo perso la gioia dello stupore. Noi non siamo più capaci né di stupirci né di meravigliarci. Noi siamo così abituati alle cose che ci sono intorno che anche se avvenisse una pesca miracolosa, per noi quella pesca non direbbe più niente perché la facciamo cadere nel fatto che deve andare così. Se ritorniamo ad aprire un po' gli occhi, vedere le due barche che stanno lì vicino alla sponda, poi vedere la situazione di Simone e intervenire e vedere che nel lago lì c'è ancora qualcosa dove si può pescare. Se abbiamo questa capacità veramente di aprire gli occhi, partendo anche dal mistero che noi siamo noi stessi, il miracolo avviene. Guardate, il miracolo di una persona che non tiene la gamba e poi esce a gamba, quello è un effetto, potrebbe essere un effetto straordinario, una cosa così che finisce lì. Ma il miracolo più difficile, sapete qual è? È quando domani mattina ci sveglieremo e potremo dire a noi stessi, oggi è un nuovo giorno. Questo è il vero miracolo. Proprio perché è una cosa così banale, ma se la scopriamo come una cosa eccezionale, vi troveremo il passaggio del Creatore. Il fatto che domani potremo ancora percepirci viventi, questo è il vero miracolo. E che nonostante tutto, come Pietro, che abbiamo passato una notte in bianco, abbiamo ancora il coraggio di sentire quella parola che va anche contro quello che la nostra esperienza ci dice, quello è il vero miracolo. Allora lo stupore, ritorniamo a stupirci delle cose più semplici e banali, quale può essere un sorriso, può essere il fatto di avere mia moglie, di avere mio marito, di poter pranzare insieme, di potersi anche ritrovare. Gesù disse a Simone, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Allora, Simone, dice Gesù, allontanati. E Gesù gli dice, non temere. Gesù non dice a Simone, Simone, non è vero, tu non sei un peccatore. No, Gesù sta dicendo, sì, tu sei peccatore, ma non è un problema per me, dice Gesù, che tu sei peccatore. Quello che è importante per me è quello che tu da questo momento puoi diventare. E infatti da questo momento, nella condizione nella quale io ti metto, proprio perché ci siamo incontrati, è di farti pescatore di uomini. Attenzione perché qui dice non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Quindi sta parlando di una realtà che da quel momento può iniziare. Non sta facendo riferimento a un passato. Dirà San Paolo, le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove, perché è con Gesù che nasce il nuovo. Non temere, vedete, il non temere, qualcuno si è divertito a contare quante volte nella Bibbia ricorre l'espressione non temere. Secondo qualcuno ricorre 366 volte, tanti quanti giorni dell'anno pure quello bisestile. Quindi quasi a dire che una volta al giorno Dio ci dice non temere. Quindi non avere paura, non temere, ricordate pure a Maria, come possibile, e l'angelo, non temere, Maria hai trovato grazia presso Dio. Dio avvicinandosi all'uomo, non è che è la prima cosa che avvicina all'uomo, mi raccomando, fai il bravo, fai il santo, non peccare più. La prima cosa che Dio dice quando si avvicina all'uomo, gli dice non temere, non avere paura. Che noi temiamo, abbiamo paura, è vero, c'è l'incertezza del futuro, c'è l'incertezza del domani, apriamo la televisione e sentiamo delle notizie, ci affacciamo in mezzo alla strada, vediamo altre notizie, quindi c'è la paura che ci accompagna, però il Signore ci ripete non temere. E non temere neanche della consapevolezza che tu hai della tua vita, perché anche se sei consapevole che la tua vita è di essere un peccatore, quindi che effettivamente la tua esperienza dice che cosa dice la tua esperienza? Che se io sono peccatore vicino alla realtà santa non posso avvicinarmi. È vero questo, ma dice Gesù, d'ora in poi, da questo momento in avanti, quindi c'è un futuro di relazione che si apre davanti, sarai pescatore di uomini. Allora, fine mo Pietro è pescato, Simone chi è? È colui che pesca i pesci, e vedete, nel momento in cui tu prendi il pesce dall'acqua e lo tiri fuori, che succede? Il pesce muore, perché il pesce viene nell'acqua. L'uomo nell'acqua che fa? Muore.
Allora dice Gesù, sarai pescatore, cioè devi chiamare i tuoi fratelli da quella realtà dell'acqua, di morte, li devi tirare fuori da quella realtà di morte, altrimenti se sono nell'acqua muoiono. E qual è questa realtà di essere pescatori? Cioè di questa realtà di vicinanza, di possibilità di vita, nonostante la consapevolezza del proprio peccato, di poter aprirsi a una novità di vita. E questo, Simone, lo potrai fare con la tua testimonianza. Quindi la tua presenza di colui che, incontrandomi, ha sperimentato questa realtà nuova, se questa realtà nuova diventa tua, si iscrive nella tua vita, nel tuo parlare, nel tuo agire, tu diventerai per l'altro ciò che io sono stato per te. In questa realtà entriamo noi. Perché in questa realtà di Simon Pietro, poi ognuno leggendolo, poi anche ritornando a casa, ritornandoci sopra, noi ci troviamo in questo Simon Pietro. Ci troviamo forse anche negli altri compagni che con Simone stanno lì sulla barca, che stanno un po' sullo sfondo. E in questa realtà però, vedete, Gesù che sembra assente perché pensa ai fatti suoi, perché vuole che gli metta a disposizione la barca, poi a un certo punto però, visto che ho messo a disposizione la barca, quindi ho creato quelle condizioni, lui poi lì interviene e dice, ok Maurizio, la situazione tua è questa, adesso fai questo, rispondendomi alla mia situazione. E anche lì io ho la difficoltà qual è? Che lotterò, perché comunque ho le mie precomprensioni, ho le mie idee, ho il mio modo di ragionare, la mia mente è formata, tengo 46 anni, quindi in questi 46 anni io ho vissuto le mie esperienze, quindi so che certe cose vanno così, vanno così, vanno così. E fateci caso, quante volte noi diciamo, si è fatto sempre così, che è la fine di tutto quel si è fatto sempre così. C'è un film che penso molti di voi hanno visto, no? Via col vento. Se vi ricordate, finisce così quel film, quando lei fuori dalla porta, dalla porta e dice domani sarà un altro giorno. Vedete, per il cristiano non c'è espressione più vera e più bella di questa. Cioè domani sarà un altro giorno, vuol dire che c'è tutta possibilità che mi venga concessa domani, perché un altro giorno significa la creazione che si rinnova. E quindi un altro giorno quella possibilità di poter sperimentare e vivere questo incontro. E di questa realtà di chi viene e dà senso alla mia vita, proprio in questa realtà di relazione, relazione. Allora voi capite, non si tratta semplicemente del segno dei pesci e che sono abbondanti e quindi Simone sta a posto per tutta la sua vita e non dovrà più pescare. Si tratta di una vita nuova che è donata a Simone, o meglio, la capacità di una vita nuova che Simone dovrà fare sua. Noi stiamo a capitolo 5, i capitoli continuano nel Vangelo di Luca. Tanto è vero, già il brano seguente che voi avete in mano fa riferimento a un'altra, ancora oltre del capitolo poi di Luca. Quindi significa che cosa? Che l'esperienza di Simone non finisce qui. Cioè qui Simone inizia la sua sequela di Cristo, perché ha detto il testo, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ora noi questo non lo possiamo fare, ma sarebbe bello continuare a leggere il Vangelo. A un certo punto vedremo che quelle barche Pietro non le ha lasciate. La barca ci sarà sempre, perché se vi ricordate, dopo la risurrezione, vi ricordate quel testo? Simone, mattino di Pasqua, se ne andò, prese la barca e disse ai suoi discepoli, io vado a pescare. Con quale barca se l'aveva lasciata quella barca? Evidentemente quella lì. Quindi, lasciato o non lasciato? Per dire che è un inizio di sequela. La sequela di Cristo, aver accolto Cristo nella propria vita, non significa che è un episodio puntuale. Oggi, automaticamente, io sono santo. Se vi ricordate, se noi abbiamo bisogno di celebrare l'Eucaristia domenica e domenica, perché proprio quel dinamismo lì, che mentre sto qui, poi mi ritrovo di nuovo a stare lì, perché attraverso il peccato, attraverso poi la dinamica dell'Eucaristia, devo poi ritornare ancora di là, grazie al sacramento dell'Eucaristia. Quindi c'è un inizio di sequela, e questa sequela continua, sapete fino a quando? Fin quando staremo lì. Quindi io direi che questa realtà è ogni giorno, perché ogni giorno, dopo che l'avrò sperimentato in quella relazione di donazione, io mi ritroverò punto da capo a fare di nuovo l'esperienza, che di nuovo da solo sulla barca, di nuovo triste, di nuovo angosciato, nonostante che l'abbia incontrato. E Gesù lì viene e mi ripete ancora una volta, che è proprio questo, non è tanto la mia capacità, la mia forza. Gesù non mi chiede di essere eroe, Gesù non chiede a nessuno di essere un eroe, Gesù chiede a tutti di fidarsi del suo amore, di fidarsi di Lui, di credere a Lui, questo è quello che chiede Gesù.
Invece noi, come dicevo prima, quando parlavo della confessione, stiamo sempre lì a pensare, a vedere che siamo noi gli artefici, il centro. No, io sono semplicemente colui che accoglie una proposta. Questa è la mia grazia, la mia grandezza, se volete. La capacità di saper accogliere le proposte che lui mi fa. Posso andare avanti con l'altro brano, oppure... No, va bene, ok. Quindi fermo qui, se eventualmente c'è qualche condivisione... Caterina Caselli cantava "La verità fa male", lo so, no, è così, così, perché la verità fa male, perché una persona per la verità è salita sulla croce per la verità, perché se effettivamente il servizio più grande che noi siamo chiamati a rendere all'uomo è servizio alla verità, perché la non verità crea un contesto nel quale noi stiamo vivendo. E fare un esempio stupido e banale, le telenovelle che noi vediamo in televisione. Quella non è la verità del mondo. Però fateci caso, noi viviamo prendendo come termine proprio quelle telenovelle. E noi pensiamo che quella sia la vita vera. E quando poi a un certo punto poi ti vai a scontrare, e allora o entri in crisi, la depressione, cose, e questo è... Invece, ed è bello perché Gesù da sempre nei comodi degli apostoli, sempre trovi da, anche quando ha annunciato la passione, la morte, a un certo punto c'è una scena, no, dove Gesù inizia a parlare ai discepoli, alla folla che lo seguono, e a un certo punto gli dicono: "Maestro, ma questo è un linguaggio troppo duro quello che tu stai usando", e se ne vanno, e gli apostoli si fanno uccisi, "Signore, così", e Gesù dice agli apostoli: "Volete andarvene anche voi?" E Pietro risponderà: "Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna." Sì, effettivamente questo è quello che io cerco. Allora cerco qualcuno che possa accarezzarmi, qualcuno che possa accontentarmi, o cerco qualcuno anche che casomai facendomi del male, ma non perché vuole farmi del male, ma perché mi dice così la realtà com'è, cioè che mi faccia aprire gli occhi a una realtà forse diversa da quello che immaginavo io, ma certo non meno bella. Aveva ragione, aveva ragione. Allora, siccome poi non ho il coraggio di ritornare dalla persona e potergli dire "io ho ragione", allora quindi poi si crea quella frattura che poi molte volte... Allora lì la capacità anche di chi poi ha detto la verità, di saper fare anche sempre il passo verso quella persona. Perché vedete, parliamo di misericordia, no? Stiamo parlando. Non imporla, quello non va mai imposto, come il Signore appunto non si può. Gli incontri, questi qua di misericordia, vivere la misericordia, vivere il perdono, significa proprio questo, cioè l'azione grande del perdono è proprio quello di mettere in azione e dirti la verità. Ed è stupendo questo, perché mettendoti in questa condizione, vedi, ti dice fino a che punto il mio amore è verso di te, perché ci tengo così tanto che ti dico la verità. Perché altrimenti non ti direi la verità. Se poi mi interessa le cose, mi interessa la tua amicizia. Allora non è vero che mi interessa la tua amicizia se non ti dico la verità. Perché poi il rischio qual è? Che un'altra persona potrebbe dirti la verità e tu potresti dire: "Tu perché non me l'hai detto? Che amico sei?" È vero, è sottilissimo il filo, veramente lì è sottilissimo. Perché, ripeto, noi viviamo in un mondo condizionato e ci piace lasciarci condizionare. Sembra a me di questo brano mi ha sempre affascinato, vabbè, a parte che dietro l'immaginetta della mia ordinazione, della prima messa, questo messo, no? "Allontanati da me, Signore". Però
quando chiede a Pietro, Gesù, quando chiede a Pietro, mi presti, cioè ti metti a disposizione la barca, suppongo che, così me lo faccio davanti agli occhi, no? Sale Gesù, sposta la barca in mare, sale anche lui. La prospettiva è diversa, come adesso stai tu, no? Adesso, per esempio, mettiamo caso che noi stiamo sulla spiaggia e tu sei nella barca e chiedi a Pietro un qualcosa, di cambiare logica, di cambiare prospettiva, no? Perché Pietro a un certo punto è vero che lo ascolta, ma guarda anche, no? No. E allora penso che a tutti quanti noi Gesù ci chiede, ecco quello che tu stai dicendo, no? Almeno io in questo fotogramma lo vedo, no? Guarda come io guardo. Non so se... Quello che dicevamo prima è il fatto di vedere, prima lo dicevo forse quando è andato di là, il fatto della capacità di poter guardare in profondità. Vedete, nei Vangeli questo sarebbe un bel lavoro, questo si potrebbe fare, no? Vedere nei Vangeli tutte le volte che Gesù vede o guarda, e vedere nei Vangeli tutti gli altri come vedono o come guardano. Solo per fare un esempio, il buon samaritano, vi ricordate la scena? Dice il testo, un sacerdote passò di là, lo vide e passò oltre. Un levita lo vide e passò oltre. Poi dice, un samaritano invece lo vide e si fece prossimo. Tutti e tre hanno visto. Evidentemente tra i primi due e l'altro c'è stato un modo diverso di vedere. Quindi, come dicevo prima, quella capacità di vedere al di là dell'apparenza. È bellissimo quando il Signore sceglie il profeta Davide e lì Samuele sta vicino al più grande, poi il Signore risponde, Dio non guarda le apparenze, perché Samuele si fa vicino al più grande. Dice, vai oltre, Dio non guarda le apparenze, Dio guarda il cuore. Noi però siamo malati di apparenza. Effettivamente mi veniva in mente adesso una scena tra scena, quello che diceva Ernesto, c'è un film, anche qui, no, L'attimo fuggente, ricordate un po', non so se ricordate, dove c'è questo professore, che è un professore un po' alternativo nei modi degli alunni, e lui dice, a un certo punto dobbiamo anche imparare a guardare da un punto diverso, e mentre fa lezione, li fa salire sulla cattedra, e loro salgono da qua sopra, dice, provate a guardare adesso l'aula da qua sopra, è diversa. Perché, come dicevo prima, noi guardiamo le cose sempre dal nostro punto di vista. Dice, ma quello è il mio punto di vista. È vero, però, ma devo provare un po' a cambiare il punto di vista. Io ho fatto una piccolissima esperienza di parroco. E molte volte succedeva questo, no? Chi è genitore questo mi capisce in questo. E io da quell'esperienza capisco molto di più i genitori. Molte volte succede che veniva uno dell'Azione Cattolica, oppure uno della Ciconfraternita, oppure un'altra persona, e dice, però tu a quella situazione là non intervieni. Allora, io gli avrei voluto far capire, ho una visione diversa dalla visione che hai tu, perché io devo guardare il tutto, tu guardi solo quello che interessa a te. I due figli che vanno dal padre, il figlio dice, ma quello è proprio papà o mamma, poi a quello così, porta sempre a quello. Però il papà o la mamma hanno una visione diversa che è il figlio, perché mentre il figlio casomai vede il tra virgolette è anche giusto che sia, che il figlio è dopo il figlio, bisogna avere la responsabilità del papà, quindi il figlio che casomai vede a suo interesse nel momento che vuole il motorino, non si preoccupa effettivamente dei bisogni più grandi che i genitori hanno nei confronti di tutta la famiglia. Quindi è facile dire così, però deve essere messo il figlio in quella condizione di capire che effettivamente c'è forse un modo diverso di vedere la realtà, anche quella della famiglia. E così anche noi in questa situazione dobbiamo avere la capacità qualche volta di metterci dall'altro lato, di vedere se effettivamente, come parlavamo poi nei confronti poi della preghiera. Filo Mena. Questo brano che noi abbiamo letto ma sempre portato a fare in particolare, però adesso a un certo punto all'inizio è detto, per questo momento, che il Signore crea delle condizioni per farsi benissimo. Io sono portato a pensare che il Signore mi crea delle condizioni per farsi benissimo, che io non riesco a vedere, che le scuso, faccio finta di non vedere, è così, oppure io devo vedere meglio queste condizioni che mi crea. Penso tutte e due le cose. A certe condizioni io sfuggo per il fatto di Pietro, perché io già conosco
certe situazioni come vanno, quindi sfuggo, e altre forse perché proprio in quelle dove sfuggo dovrei vedere di meglio, perché il Signore lì forse mi sta chiamando e io voglio sfuggire, ma è lì che Lui mi sta chiamando. Proprio il fatto che il Signore crea le condizioni, ricordate, e sarà più lampante, lo vedremo al capitolo 19 con Zaccheo, quando Zaccheo sale sull'albero per credere Gesù, ma Zaccheo sale sull'albero, ma se Gesù non passa di là, Zaccheo sull'albero starà per sempre. Cioè io posso stare pure in chiesa la mattina e la sera, ma se lui non viene, io starò in chiesa e aspetterò. Quindi lui mi mette nella condizione, passa di là. E poi io però devo fare poi il mio affinché quella condizione possa realizzarsi. Però effettivamente a certe condizioni io sfuggo e forse proprio davanti a quelle dove sto sfuggendo, lì il Signore mi sta chiamando. Come sempre io molte volte dico, no, quando in confessione spesso, no, le persone dicono mi sono distratto nella preghiera. Allora io dico una cosa, dico attenzione, cerca di vedere, capire qual è quella distrazione, perché forse quella distrazione che ti raggiunge proprio nella preghiera, forse il Signore ti sta chiamando a quella distrazione, cioè ti sta chiamando di mettere un poco più attenzione su quella realtà attraverso la quale forse tu stai sfuggendo e ti arriva poi come una distrazione, essere attratto forse da altro, la distrazione. Allora capire che quel momento, e quindi addirittura poi la puoi trasformare in preghiera quella distrazione. Bene. Si perde la c'è il fogliettino che mi hai dato. Sì. Secondo sono. No, mi discutevo con loro, Signore. Ma perché poi il Signore ha scelto a Pippo? Perché ha scelto Simone? E questo qua glielo potremmo dire in paradiso, perché ha scelto proprio Simone. Perché possiamo dire pure perché ha scelto te. Perché ha scelto me. Perché su questo lui è liberissimo di decidere chi vuole. Però con quella consapevolezza che ha detto se ne resta per voi, dice, quindi quella tua scelta non è per gratificare a Simone. Quando il Signore fa un dono non gratifica mai la persona, certamente porta anche onore alla persona che è chiamata. Però non perché sia onore per se stesso. Innanzitutto ringraziamo a Don Maurizio per stasera, per farci vedere e farci capire ancora meglio lo sguardo di Gesù. E mi permetto di dire, è bello vedere, almeno per quanto mi riguarda, io in Pietro vedo l'umanità, questa umanità che si rende conto e non si rende conto che questo Dio non ha paura di confrontarsi con questa umanità, no? Anche se questa umanità si sente non meritevole, perché nessuno è meritevole, ma si sente un po' così, stordita da questo Dio che si avvicina e addirittura prega. Adesso Don Maurizio fa una preghiera e una benedizione. Signore Gesù, quando al termine della nostra giornata la nostra barca e le nostre reti sono senza pesci, avvicinati a noi e chiedici di gettare ancora le reti anche quando noi non lo capiamo o non lo vorremmo. Dacci la forza, dacci la grazia di sapere ascoltare la tua parola tra le tante voci, anche tra il mare in tempesta. E dacci quel coraggio di riconoscerci anche peccatori davanti alla tua santità, ma ancora di più dacci il coraggio di sentire quella tua promessa, la promessa di vita, che è sempre un verbo a futuro però che ci chiedi di coniugare al presente.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre della Chiesa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.